Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi spiego come sostituire, o meglio, vi do qualche consiglio pratico per chi ha la Kia Rio come la mia, o in generale vale un po' il discorso per tutti. Allora, innanzitutto ragazzi, occhio a cosa acquistate, perché non tutte le lampade LED sono di buona qualità. Ci sono lampade LED meglio, peggio, discrete. Voi andate sempre a cercare lampade LED e non vi fidate, attenzione, delle recensioni. Per esempio, se le andate a prendere da Amazon, occhio, perché non tutti i prodotti recensiti 5 stelle hanno buona qualità. Comunque sia, il mio consiglio è quello di adottare solo ed esclusivamente lampadine LED che abbiano chip SMD o 2835 o 5630. Ok, passiamo nel concreto alla Kia Rio, perché questo video nasce anche in collaborazione col gruppo italiano Kia Rio. Saluto a tutti ragazzi. Allora, la Rio, come ovviamente sapete, monta lampade LED interni alla vettura, e sono sostanzialmente due modelli. Ci sono i T10 e ci sono i siluri, quelli piccolini. Mi inserisco qui qualche foto così da avere anche un'idea anche del modello che io ho acquistato. Ragazzi, io la conversione della vettura interna l'ho fatta qualche mese dopo averla comprata, e da allora ho avuto forse una sola lampada bruciata internamente, e perciò per questo dico, se scegli lampadine di buona qualità le dimentichi. E allora vi mostro veloce alcuni punti luce. Apriamo la Rio. Allora, il mio modello, ragazzi, è la 1400. Eccola qui. Abbiamo già tutto aperto e abbiamo punto luce 1. Qui monti 2, perché sono 2, uno a destra e uno a sinistra. Qui si montano siluri piccolini. Le mie lampade hanno 6 chip LED 2835, sono quelle più piccolini, uno accanto all'altro. Questa è la luce centrale, monta due luci T10, lampade T10 con chip LED 5630, ottima potenza anche queste. Poi abbiamo la centrale, questa, siluro. Questo è un siluro piccolino con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LED. Idem anche per il vano portoggetti, idem anche per il portabagagli, perché anche dietro abbiamo il punto luce. Per quanto riguarda invece la fanaleria anteriore, ragazzi, su questa fate attenzione. Fate attenzione perché lì si parla di media potenza, qui invece si parla di alta potenza. E fino a qualche anno fa tutto ciò che andava ad acquistare come lampade LED ad alta potenza duravano qualche, forse dovevi essere fortunato se ti duravano qualche settimana. Oggi invece posso dirti che forse ci siamo, infatti io ne ho approfittato e ho sostituito sia questa, che la luce svolta, che anabbagliante. Perciò io in questo momento ho anabbagliante, abbagliante e luce svolta, tutto sostituito, convertito a LED. Ok, e allora come scegliere le luci di potenza? E allora io innanzitutto, se ti inserisco qualche immagine così puoi capire di che lampade parliamo. Sono lampade LED Cob, però non Cob prima diciamo edizione, Cob aggiornato. Sono delle lampadine molto piccole con chip efficienti, perché la luce la fanno, riscaldano meno e hanno la ventola integrata. Attenzione solo ad una cosa. Per quanto riguarda l'H1,
che è questa. Ok, questa è l'H1, che solitamente l'H1 è quella più piccola, deve essere la più piccola di dimensioni, perché il vano che porta al faro è più stretto. Quella originale non entrava. Cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prendere la lampada tutta in alluminio, l'ho dovuta rifilare, cioè ho dovuto togliere, ragazzi, circa 4 mm abbondanti di larghezza per poterla farla entrare nel faro, con il rischio anche di romperla. Comunque, con un po' di manualità ci riuscirai sicuramente. Per quanto riguarda i faretti sotto, io ho sostituito già dal 2014 tutto il gruppo faretti installando l'ice cube. Questi sono fatti artigianali, però per voi che avete il faretto normale, monta 9006, se non ricordo male. Per invece dietro, io ho già tutto a LED, già diciamo uscita dalla concessionaria, stop e posizione full LED. Io ho aggiunto la retromarcia a LED, che sono due T10, uno qui e uno lì. Per quanto riguarda gli indicatori direzionali arancioni, è l'unica cosa che ancora non ho avuto voglia di sostituire, però in commercio ci sono tante diciamo lampade anche carine, che te ne posso anche inserire qualcuna qui, e se vuoi andarla a sostituire potrai anche farlo. E niente, ragazzi, per quanto riguarda lo smontaggio è semplicissimo. Partiamo da qui, basta andare a svitare questi tappi, questi sono tappi plastici, svidi il tappo e hai accesso diretto alle lampade 1, 2 e 3. Idem anche da qui. Questo però, ragazzi, c'è il problema che c'è poco spazio. Avendo poco spazio, cosa devi fare? Devi smontare questo, lo sposti un po' più qui, si smonta tramite quella levetta qua sotto, si tira, lui cammina, e potrai avere accesso, anche se è un po' scomodo, anche a questo faro. E invece negli interni basta semplicemente con un giravide italiano sottilissimo fare leva sulle plastiche trasparenti e vengono via tutte. Sostituisci la lampada vecchia di incandescenza con quelle nuove e avrai risolto tutti i tuoi problemi. Niente, ragazzi, per questo video è tutto. Io ti ringrazio per la visione, continua a seguirmi. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, perché, ragazzi, con la Rio faccio tanti viaggi, faccio tanti video e mi farebbe piacere averti al bordo del gruppo. Ciao e al prossimo video.